Ciao a tutti ragazzi, allora in questo video ragazzi volevo un po' aggiornare un discorso che avevo fatto su un video che avevo fatto nella quale vi mostravo ancora, l'ho fatto questo video un anno fa, in cui vi mostravo che ho avuto anche tante e discrete, e vi ringrazio, visualizzazioni per quanto riguarda la connessione di Eulo, in cui ho mostrato lo speed test della connessione. Allora ragazzi, in questo video aggiornamento volevo farvi vedere, dopo un anno da quel video, della connessione attuale che ho di Eulo. Allora ragazzi, intanto ho già disponibile i due speed test. Allora lo facciamo prima con il sito di Eulo, in cui è attiva la connessione, e poi facciamo con il sito, quello speed test, quello solito di internet, diciamo, della pagina in cui di solito fate i test. Allora iniziamo con Eulo. Premessa, dopo in registrato vi metto lo screenshot anche della connessione via wifi, perché per me sto facendo la connessione tramite diretto con via cavo direttamente in cavo LAN direttamente dal modem direttamente dal filo. Ok, iniziamo. Allora, iniziamo con Eulo. Ok. Allora, come vedete ho un ping di 11. E come vedete che tramite via cavo, fino adesso che ho avuto, non ho avuto tanti problemi. Dipende se per caso stanno facendo delle modifiche, oppure come può capitare che di solito ci sono temporali forti, giornate brutte di pioggia. Dopo dipende anche dal tempo. Allora ragazzi, ecco, via cavo, via LAN, percepisco 11 pin e 103 in download, e sempre in upload 10.3 o 0.2 o anche 10 il massimo. Bene, allora proviamo con il speed test di Okocha, come si legge qua. Ok, iniziamo. Allora, come vedete, il PIN resta sempre là. Come vedete ragazzi, via cavo, dopo, come ho detto, vi metto lo screenshot del... tramite, che lo faccio con lo smartphone, tramite wifi, mi metto lo screenshot. Ok, come vedete ragazzi, questo video aggiornamento che ho fatto, che sto facendo, è come vedete la versione aggiornata di Eulo dopo un anno. Che l'ho messo su,
come connessione. Ok ragazzi, adesso termino qua il video. Vi metto lo screenshot quando farò il test appena possibile. Adesso tra poco lo faccio il screenshot del wifi tramite smartphone, e così vedete più o meno la differenza. Ok ragazzi, per questo video penso di aver detto tutto, cioè non c'è niente, ok? Niente ragazzi, io vi saluto e vi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete mi piace e ok? Niente ragazzi, dai, ci sentiamo, ciao a tutti.